Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Shiva in questo nuovo video di Persona 5 Royal. Bene, cosa facciamo oggi? Beh, la Morgana non ci farà uscire di casa, quindi ci toccherà leggere qualcosina. Per fortuna non ne abbiamo tanta lettura da fare, quindi andiamo a leggere. E iniziamo Majed, ok. Dojimari tanondazo. Sì, molto interessante. Buoni o cattivi, la minaccia Majed raggiunge ogni angolo del mondo. Dora? Anche il mondo della rete sembra minacciato da diversi pericoli. Nana. E niente, ne hai fatto metà. Restano ancora diverse pagine. Eh già. E passa la giornata e siamo a domenica 19. Oh, che bella la domenica, che mangiamo un sacco di cose. Facciamo un sacco di cose belle. Fino a yoku no! A yoku. Ore da che isekai ni. の話?何でもねえよ。始めろ、ユウスケ。ナビに金城の名前を入力したが、思った通り反応があるな。隣や、あとは場所のキーワードが2つ。どこ、何だと思っているかだ。でも被害がこの辺中心って以外手がかりはない。 思いつくキーワードいろいろ言ってみるしかないぜ。うえ、無理だろそれ。ビルどんだけあると思ってんだよ。文句言わないの。パレスの方が分かれば連想で割り出せる可能性もなくはない。牛耳ってるっつうことは庭とかか。 お金好きでしょ?札束風呂とか?やる?候補が見つかりません。ダメだ。話、どうだ?何か思いつくか?どうしても出るバンカー。なるほどな。候補が見つかりました。よし、当たりだ。奴はこの町のどこかを自分の銀行だと思っている。 もっと現実離れしたものかと思ったけど、銀行とかなんだ。金城なら一体どこを銀行って考える。金が集まる場所ってイメージなら自分のアジトとかじゃねえの?なら本物の銀行とか?それじゃ歪んでないことになっちまうぜ。ぐっそ! 切りねえぞこれ。なんというか発想が普通すぎないか。バレスが放つあの狂気のパッション、あれが全く足りない気がする。いやパッションってな、犯罪で金を巻き上げてるやつが考える銀行だぞ。もっと何か。 でも他に銀行のイメージって言ったら、あ、お金を引き出せる場所とか。あ、もしかして被害者か。金は被害者の財布から引き出してんだろ。銀行は被害者のいる場所ってことか。うわ、えぐいそれ。でもありそう。 おい、勘弁しろよ。金城の被害者とか渋谷全体で何人いると思ってん。ヒットしました。待て、ヒットしたぞ。え?え?俺、金城が銀行と思っている場所は渋谷全体だ。は?街全部ってこと?なるほど、確かに 被害者の居場所だな。お、それ言ったぜ。大した大悪党だ。っていうかさ、こんな人混みから入って大丈夫なの?ゴミ箱の中のゴミがなくなっても誰も気づかねえって。なら、行くぞ。ナビゲーションを開始します。え、じゃあもう、ダーティ。 Vediamo un po' come si presenta questo palazzo. Nani are?
ATM 認知上の人間なんだろうな。これが金城の思う銀行。まさか町ごととはな。見ろよこの町並み、歪みが町の全体に及んでる。全体？ああ、お城や美術館の時は外の町並みは普通だったもんね。渋谷が丸ごと金づる、そういうことか。マフィアのボス張ってるだけあんな。金城の位置を特定して早くお宝を盗むことに専念した方がいい。町全部ったってどっかにアジトあんだろう。探そうぜ。Perfetto. よし、行こうぜ。Comunque, cerchiamo una banca. Qui, da qualche parte, dovrebbe essercene un'enorme. E quindi cosa facciamo esattamente? Ma hai dato una bella salvatina che non posso fare, non la faccio. E guardo la guida. E niente, dobbiamo fare un po' di domande dove è possibile farlo, quindi qui a sinistra. Guarda quel tipo tremante laggiù. Sarà una vittima? Proviamo a parlargli. Queste persone ce l'hanno la bocca? Scusi, possiamo... ti prego, perdonami. E qui dobbiamo dire che succede. Li ho finiti, ti prego. Non ho più no yen, lo giuro. Wow, tranquillo. Non vogliamo derubarti o cose del genere. Per favore, non voglio finire come tutti gli altri. Sei stato aggredito? Ick. E senza dubbio una vittima. Ma non ci si può parlare normalmente. Proviamo con qualcun altro. Dovrebbe esserci uno qua da queste parti. Adesso va a capire dove. Mosio. Quelli sono... Sono... È terribile. Sono tutte persone vere, giusto? È un cazzo di follia, è una cazzo di follia. Non credo che si possa parlare con loro. È un bel problema. Io mi sono anche dimenticato da dove sono venuto, mi sembra più che giusto. Mi sembra che sia venuto da qua, ok? E adesso andiamo a vedere di qua. Non ho capito bene cosa mi ha detto. Queste sono tutte vittime di Kaneshiro. Sembra proprio di sì, ma non c'è nessuno con cui parlare. Né tanto meno banche. Gioco. Facciamo un altro giro per la stazione. Forse abbiamo tralasciato qualcosa di importante. Allora, qui non mi fai più andare. Gioco. E ritorniamo indietro. Certo che se la telecamera li facesse girare. Magari qui? No. Qualche edificio da poter entrare. Non c'è un cazzo di niente. Gioca! Boh, facciamo un giretto, poi guardo le soluzioni. Tanto insomma, qui forse. Oh, guardate! Credete che anche quella sia una vittima? Poi. Scusi, possiamo parlare un momento? Siamo... Non c'è niente da fare. È la fine. Farà la stessa fine. Dov'è Kaneshiro? Da qualche altro posto. Un luogo in cui non lascia tracce. Saperlo non vi aiuterà comunque. Cosa vorrà dire? Ehi, devi dirci qualcosa in più. Sono troppo stanco. Lasciatemi riposare. Ed è andato. Non credo che parlerà. Kaneshiro non lascia tracce. È inteso letteralmente, intendo. Inteso. O in senso figurato. Ehi, perché non ripensiamo alle informazioni che abbiamo? Sembra come fossero caduti da molto in alto. Un momento. Sono caduti da un luogo in cui Kaneshiro non lascia tracce. Quindi, in realtà sono stati lanciati da qualche punto più in alto. Come una specie di grattacielo? Qui attorno non ce ne sono. Quindi non credo... Aspetta, cos'è quello? Oh, porca vacca. Areka! È quello? Kuchu to wa... Sospeso in aria. Kaneshiro wa... 足がつかないか。なるほど。で、どうやって行くわけ？
モナってヘリとかになれんの？我が輩、車しか使えねえ。そこはなんか秘密兵器出せよ。じゃあ、ミカドラえもん。うるせえ。我が輩は猫型ロボットじゃねえ。っていうか猫じゃねえ。今日はこの辺りが限度かもだ。なんか対策考えねえと。明日もう一回考えよう。一旦引くぞ。ダッシュだ。E niente, torniamo indietro per il momento. Ho ricevuto un messaggio di Oya. Oya, non lo so. Buonasera. Ano sake kusai onna ka? Hai un minuto? Sì. Perfetto, ho un consiglio da darti. Riguarda quel cane Shiro. È più pericoloso di quanto pensassi. La polizia non l'ha ancora rintracciato, perciò ho scavato un po' più a fondo. Sembra che abbia legami con quei tipi davvero poco raccomandabili. Non aggiungo altro. Un adolescente come te non dovrebbe immischiarsi in queste cose. Devi farti da parte, capito? Beh, è tutto quello che volevo dirti. Ci vediamo. Già. Kore, asta minna ni soudan da na. Bene, purtroppo non... Ecco, troviamo il palazzo e quello è lassù in cielo. Che rottura. Sono sicuro che anche la polizia è stanca di quel tizio. Satetto. Ehi, il programma di televendite va in onda oggi. Puoi dare un'occhiata alla TV? Allora, noi in teoria, vedete, non possiamo fare niente, non mi apre nulla. Io ci provo, ma rimane così. E quindi possiamo fare l'unica cosa che è possibile fare è leggere. E televendita, quindi andiamo alla televendita. Salve gente, è ora di fare un po' di shopping. Ecco cosa abbiamo in serbo oggi per voi. Il primo set regalo di sostegno. Datelo a chi è sempre indaffarato e andare e andrete certo d'accordo. Sveglia chiassosa, ah perfetto. Maschera di bellezza. Entrambi gli oggetti in un unico set, incredibile. Ma non è finita qui, c'è dell'altro. Il prossimo set è risveglio impegnato. Con questo non crederete mai. Tre non li conosco né uno né l'altro. Ma io penso dai il primo, dai, tanto alla fine dicono sempre le stesse cose. Più o meno costano uguali, quindi insomma i miei soldi stanno andando via tutti. Ok, quindi andiamo avanti, tanto sono le solite cose, alla fine ce lo danno. Perfetto, adesso possiamo andare a leggere, vediamo un po'. Medge 222, no telefono, leggi. No. E così finiamo anche Medge, perfetto. Avete un'adeguata protezione antivirus? Ecco a voi il software più recente. Dora? Anche Mondo Lettera sembra minacciato da diversi pericoli. Dovevo prendere conoscenza più 3. Oh. Hai finito di leggere Medge, la minaccia Medge? Tempo fa erano hacker giustizieri che si opponevano alle aziende più corrotte. Ora cercano solo la fama. Nessuno sa chi siano in questo... Somigliano un po' a noi là di fantasma. E abbiamo preso conoscenza. Perfetto. Siamo ancora studiosi. E piano piano. E dobbiamo andare a letto. Va bene.最近考えるの例の怪盗団のこと。もしお父さんが生きてたら。ごめん、食事中に。いいよ、続けて。応援したかなって。それだけ。そんなこと考える余力があるのはあなたが甘えてるからよ。そんなことは。ただ生きてれば家も服も食事にもありつける。私にはくだらないことを考える時間はなかったわ。お父さんが喜ぶ？ご立派な正義感掲げて死んでいって
子供に負担かける父親のことなんて知らないわよ。違うよ、私は。いい加減自覚したら。今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。ごめん、言い過ぎた。疲れてるの、本当に。明日からは外で食べるわ。Lunedì 20. Oh, la professoressa, usami. Ultimamente ho visto molti show televisivi su questi ladri fantasma di cuori. Mi chiedo, perché disturbarsi e rubare dei cuori? Non ci sono più, non ci si può più far nulla e non vogliono niente? Se fossi loro, prenderei di mira qualcosa con un concerto concreto valore economico, tipo l'oro. A tal proposito, c'è un'altra tipologia di metallo molto prezioso, a modo suo. Questi metalli sono chiamati minori e vengono impiegati in molti componenti elettrici. Infatti, molti di voi ne avranno un po' addosso in questo momento nelle vostre tasche o in borsa. Stavi ascoltando, Takamaki? Fatemi un esempio di qualcosa che avete tutti e che contiene dei metalli minori. Beh, cellulare, orologio. E l'EDN è chiaramente in preda al panico. Fai il bravo, ragazzo, e aiutala. Lo saprei. Scusa, Shiva, puoi aiutarmi? Qualcosa che impiega metalli minori e tutti noi abbiamo qualcosa di simile addosso. Un momento, ho un rossetto, il mio smartphone e mascara. Beh, punterei più sullo smartphone. Che ne dici, Shiva? Uno di questi presenta tracce di metallo, giusto? Ma guarda, non guardo neanche le soluzioni perché mi sembra impossibile sia altro. Mio smartphone, oh già, avete detto qualcosa riguardo a dei componenti elettronici, giusto? Allora, la risposta deve essere il mio smartphone. Esattamente. Molti metalli minori vengono estratti dalla Cina. Certi paesi hanno semplicemente più riserve. Il 90% dei metalli minori utilizzati in Giappone viene importato. Anche molti dei rifiuti riciclabili che gettiamo via contengono metalli minori. In altre parole, una discarica vale più di un misero cuore. Senti questo. Grazie per l'aiuto. Abbiamo preso anche 3 punti per lei. Beh, l'EDN sembra sollevata. È un bel punto anche per noi. Perfetto. Abbiamo fascino. Ci sai fare con lo studio, notevole. Se lo dice lui. Non mi ricordo. Questa volta è un po' di Paris è in cucina. È zuluio, no? Semete. 現実の金城に接触できればな。ん？何？別に見かけたから。本当か？随分手こずってるみたいじゃない？様子を見に来たってわけ。いくら生徒会長でもこっちの仕事の役には立たないから。役に。今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。実際そうだろう。高みの見物してればいいのよ。それともお得意の盗聴でもやってみる？金城ってやつに接触できればいいのね。さっきあなたたちがしてた話よ。金城の居場所が分かればいいんでしょ？ E qui dobbiamo dire qualcosa del genere. おい、バカ正直に答えんなって。意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。今のあなたは役立たず。私は。なんか言ったかい？いいわ。金城に合わせてあげる。一体何をするつもりだ？
目がマジだったぞ。金城に心当たりがあるということか。いや、それはさすがに。なんか思い詰めてたよな。もう何なのあの人。人いすぎだぜ。ダメだ、見つかんねえ。もしもし、私新島誠。いいからこのまま聞いてて。録音も。何？誰から？あなたたち金城って知ってる？はあ。バカ！あいつ何す？セントラル街に来れば金城って人に会えるって聞いたんだけど。セントラル街？早まりすぎだ。何したいわけ？囚人学園の生徒をゆすってるでしょ。警察にチクられたくなかったら私に会えって伝えなさいよ。殺されてえの？会ってくれるってさ。本当に金城のところに？乗れっつってんだよ。おい、今の前に絡んできた奴らだ。やっぱり金城と繋がってやがったんだ。電話は？金城さんに連絡しろ。いいのが連れて。どこに行くの？金城さんの客じゃ手出せねえな。どこに行くのって聞いてるの。追いかけよう。リュウジ、タクシー。俺はナンバーもバッチリだ。伊達にクロッキーやってないぞ。なくそ、仕方しやがった。止まれっつってんだろ。リュウジ、囚人の生徒会長ってマジかよ。俺に噛みついたからには分かってるよね。で、この番号誰？彼氏？何これ。なんだお前ら。新島さん、何しやがった。ああ、そういうこと。蹴られたな、バカが。すげえ。前見たバッグ、ワニの。あれいくら？300くらい。うわあ、いいの。そいつらに俺言えよ。はあ、今すっげえイラついてんの分かる？金使うとストレス発散になんだろ。ガキが犬みてえに嗅ぎ回った上に勝手に上がり込みやがって。隙間見える？イラついたせいで300万円分も空いちまった。埋めねえと余計イラつく。俺完璧主義なんだよ。じゃよろしく。意味がわからんな。なんだよ、みんな未成年がクラブで乱チキ騒ぎ。これ学校に送っていい？それは。あ、やっべ、酒とタバコ映ってる。ああ、ほんとウケる。お前らみたいなアホは俺の餌なの、わかる？現役美人生徒会長さん、いいか、警察にチクってみろ。
お前らの家族から潰してやる。いつも通り一月と言ってやりたいところだが、ま、大勢いるしな。3週間だ。それまでにきっちり300万持ってこい。もうすぐ夏のボーナスだろ。ママとパパにお願いすりゃすぐだよ。帰れ。これからお楽しみなんだ。はあ、ざけんな。構うな。今は誠の安全が第一だ。3 milioni di yen in 3 settimane. Le cose si mettono decisamente male. ごめんなさい。 こんなことに巻き込んで。 まったくだぜ。 私がバカだった。悪いが全く同感だな。想像できそうなものだろ。ちょっとユウスケ、ただ役に立たなきゃって一人で焦って。ああもういいだろ。やっお姉ちゃんにも迷惑かけちゃう。お姉ちゃん、私の姉は立派な仕事についてて、私なんかよりずっとできる人で、3年前父を亡くしたせいでいろいろあって、今は姉と2人で暮らしてるんだけど、私は子供だから負担しかかけてなくて。それで無茶したと。どうにか誰かの役に立ちたくて。でもよく知らねえけど、子供だから役立たずってのはちょっと違う。事実だから。特にあなたには本当に悪いことしたと思ってる。え、鴨志田のことは今思えば学校ぐるみで隠蔽されてたんだと思う。私心のどこかで気がついてたのに何も、ううん、しなかったのよ。その気になれば何かできたはずなのに。私みたいな人間こそ本当のクズって言うのかもね。本当のクズは自分のことクズなんて言わないから。え、何もできなかったのは私も同じ。あなたが前に言った通り。それに悪いのは鴨志田に決まってんでしょ。坂巻さん、君も居場所はなかった、そういうことか。私も二度と誰かを同じ目に遭わせない。さてこれからどうする。お金は私が何とかするから。金城の件はここまでにしましょう。そりゃ無理だ。俺らだって狙われちまった。これ以上一人で暴走されて状況が悪くなるのだけはごめんだな。あの銀行さえなんとかなりゃな。龍二、銀行？あ、そうか、銀行か。役立たずどころじゃねえ。彼女大手柄かもしれねえ。お前ら聞いてくれ。大手柄？どういう意味？猫？あの、みんな大丈夫？我が輩たちは金城の標的になった。金城の銀行の客になったってことだ。そうか。今まで入れなかったのは銀行から客だとみなされていなかったから。特に彼女は乗客なんじゃないか。連れて行こう。こうなった責任は取ってもらわねば。お、やべえ、話についていけねえ。Non avevo dubbi。 あれだけ無茶して体を張ったんだ。今や彼女にも知る権利がある。ついてきてくれるな。ついていくって、え、どこへ？どこだ？そう。Ah, siamo entrati nel mondo cognitivo.
insieme a lei, a quanto pare. Kitsune? Una volpe. Ma che una volpe? Ha la maschera. Fox da. Shizukan shiro tte. Shadow tachi ni kizukaren daro. Bakeneko? Poveraccio. Gaaan! Morgana da yo. Kare no kaban ni haitte ta neko. Koko ni kuru to sou naru no. Sono koe. Takamaki-san? Koko doko? Kaneshiro no. Ma, kokoro no sekai kana. Ha? Kaneshiro no yuganda yokubou ga gugenka shita. Mou hitotsu no genjitsu da. Mou hitotsu no gen. Fuiteru? Kore ga genjitsu nano? Nante koto. Gomen nasai. Demo, jissai ni aru nda kara, utagai you ga nai wa yo ne. Kokoro ga miseru genjitsu. Shakai ninchi shinri gakushou no sakushi no ouyou mitai na mono? Watashi ra no hou ga wakannai wa sore. Sou ka, kokoro o nusumu tte ninchi o kakikaeru tte koto nano kana? Rikutsu dake wa nantonaku. Omae yori sugoku ne? O, onaji kurai da! Ja, kono sekai no doko ka ni ATM ni natta watashi mo iru tte iu koto? Kamo na. Tonikaku, otakara o toreba Kaneshiro o kaishin sasete jihaku saserareru. Umaku ikeba dakedo na. Umaku yaru sa. Kaneshiro mitei na waru agereya. Ore ra chūmoku abimakuri da ze. Ore tachi no seiki mo yurugi-nai mono ni naru. Sou sureba komatteru hito toka yowai tachiba no hito yukizukerareru kana? Yowai tachiba no hito tachi no tame ka. Otou-san to onaji koto iu nda. Otou-san? Uun. Ano ginkou ni ikitai no yo ne. Nara, ikimashou. Watashi ga ano ginkou no kokeku ni natta nara, geito wa tada hitotsu dakara. Maji? Mukou kara kiyagatta! Keisan dōri. Da na. Jikan gai no ginkou tte kaado o kazashite hairu desho? Aayu kyaku toshite no identity ga areba ikeru kana tte omotte. Watashi Kaneshiro no kanezuru da shi. Naruhodo na. Sore ni shite mo. Ginkou nante metta ni konei kara myou ni kinchou shichimau na. Kono kakkou de ginkou toka moro da yo ne? Za koto. Tashika ni. Koko kara saki wa shadow ga ousou da. E, nani? Deki ga osotte kuru no? Naruhodo. Aikido nara oboe ga aru. Goshin nara shinpai shinai de. Shadow aite ni goshin mo nai ga. Ma, nai yori mashi ka. 正面から行くしかないんでしょ。乗客なんだし、堂々としてないとね。役に立たせてもらうから。さあ、行きましょう。 Allora, vediamo, intanto salviamo e vediamo se è possibile scegliere il gruppo, che non mi ricordo come si faceva. Statistiche. Mogana e Nyusuke, no, per adesso non c'è. Io però farei così, così mi sento più sicuro e andrei. Vediamo un po' cosa si vede, cosa si nota qua. Prima cosa che si nota, che non c'è un cazzo. Beh, sono abbastanza contento. Andiamo, va. Vediamo cosa fare, soprattutto sala, beh. Lei è? Uno strozzo. Cosa ci fate qui? Yappa, konaru yo ne. Koi!
待て待て、彼女は金城の客だ。頭取に話があるの。失礼ですが、アポイントは。話があるの。いいから取り次ぎなさい。お通しして差し上げろ。今の声、金城。頭取って何？銀行のトップだ。うん、vediamo. Attendete, prego. La reception è a destra, sul retro. Vi consiglio caldamente di non tentare di andare altrove. E quindi, in teoria, dovremmo andare qua. Ok. La reception è oltre questa porta. Quindi non posso andare davanti. Vabbè, adesso facciamo quello che dicono. Poi dopo, quando sarà il momento, la reception è a destra, non andate da altre parti. Va bene. Ma questa è la reception. Sbrigatevi ad entrare. Oh, salve. Gyudon nanbai kuen da kore. Fuhou shinryu. Sono ta meiwaku koi. Shimete 300万円の賠償金の件ですよね、現役美人生徒会長さん。300万も集めるのはさぞ大変でしょう。融資しますよ。チャラにしてくれんの？融資ですよ。利率は1日1割。Però, al giorno。1日に1割の利子。30万よ。ご安心を。そんなあなた方に現実的な返済プランをご用意しております。最初からそういうつもりだったんでしょ。さすがの洞察力ですね、新島さん。美人検事新島紗恵さんの妹さんと言った方が良かったかな。なんでそれは。我々の情報網を舐めないでいただきたい。いや、良い商品が転がり込んできたものだ。ふざけないで。若い女は便利ですね。力がなくて頭が悪い。強い者に食われるためにあるようだ。それが融資依頼の掟なのかもしれ。下道め。おい金城、待ってろや。てめえのお宝踏んだくってやるからよ。笑わせるなよ小僧殿。ここは最高峰のセキュリティを施した俺の城だ。おっ、porca vacca。どいつも金さえ渡せば何でもやる。お前らの命くらい息をするように奪うぞ。やれ。Oh cazzo, salve. Chi cazzo sono questi? Allora, fatemi vedere le loro debolezze, che adesso arrivo. Ok, le soluzioni dicono che possiamo usare tranquillamente tutti gli attacchi elementari che abbiamo, perché sono quelli che possiamo fare del danno, perché non sono deboli a niente, ma resistono attacchi fisici e attacchi a fuoco, quelli di arma da fuoco. Quindi possiamo soltanto attaccare con elementali, qualsiasi essi siano. Quindi io ho quello lì, danno nucleare a un solo nemico, che è medio. Danno d'arma al fuoco non ci possiamo. Danno da vento leggero solo. Proviamo a vedere quanto fa questo danno nucleare. Pochissimo. Dunque questo qui danno fisico, quindi non possiamo farci niente. Aumenta l'attacco, attacco e attacco normale. E io farei zio. Ammazzi, dai, facciamo questo, va. Ok. Uno dovrebbe essere anche bagattato. E lui c'ha anche questo, qui io lo userei immediatamente. Perfetto. Così se abbiamo più attacchi, così almeno abbiamo qualche opportunità di fare qualcosa. Beh, è andata più che bene, direi. Lui è scossato. E quindi, oh, vai.
passato. È andata benissimo. E qui facciamo un garo normale, così spendiamo di meno. Perfetto. Oh, porca vacca. Salve, sono il postino. Facciamo di nuovo così. Ok. Zio, sperando che qualcosa entri. Ok, uno è entrato. Ma così. Perfetto. Alla fine è andata come prima, dai. Beh, è andata meglio di prima, perché uno è congelato, l'altro è bloccato. Quindi dai, è andata abbastanza bene. Facciamo questo perché è più energia. Perfetto. E adesso facciamo un Garu, perché tanto per loro deve bastare. Perfetto. Oh, porca vacca. Nanda koitsura. Kiri ga ne. Honto ni kane de kawarete iru tte no ka? Kono mama ja mazui. Nigeru zo. Ah, beh, meno male. Nande kibin ga kaibutsu ni? Sore ni anata tachi no ano chou nōryoku wa? Moshikashite sore ga persona? Kono jōkyō de kiku ka? Infatti. Itto hita hoga ii. Makoto, hagureru na yo. Isoge jōka. Deguchi wa sugu shoko da. Ah, devo farlo io, scusate, non l'avevo capito. Ok. Kirinai tte no. Minna. Zuibun tsurasou desu ne. Kosu kosu shiyagatte. Kane shiro. それはこちらのセリフです。しかし素晴らしい商品を提供してくれたことには礼を。そろそろ消えてもらおうか。銀行経営は大変でね。迷惑な客は殺すことにしている。生意気なガキ一人消えるだけであっちの世界じゃいい見せしめになる。やめて。消すのは商品以外だ。心配するな。姉さんは美人だからな。俺の奴隷にしてやろう。飽きたら売ればいいし。ああ、かわいそうなお姉ちゃん。妹がこんなバカじゃなけりゃ出世できたのにね。お姉ちゃんは関係ないじゃない。なら明日から客を取れよ。我慢して言いなりになってればいいの。我慢言いなり。お前なら300万くらいすぐに稼げるよ。その頃はお前の人生も何もかもめちゃくちゃになってるけどな。黙って聞いてりゃ。うぜんだよこの成金が。え、戦う覚悟はできましたか。いいわ、来て。それなら速やかに契約に移りましょう。我は何時、何時は我。せっかく見つけたあなたのせいにどうかも見失わないで。今日は偽りの自分からの卒業記念日です。なんだ。いや、あれバイクだろ。伝わってくる。これが私。行け。すごい。なんだありゃ。あんなの初めてだぜ。
ギャラ泥棒は処刑ですよ。もう絶対に弱音なんて吐かない。飛ばすだけ飛ばすから。いいよね、ヨハンナ。Allora, sono deboli al lucolare, quindi dobbiamo andarci dentro. Kudan otonashii kara tte chōshi ni noru na. Mou neko kaburu no yameta no. Iku yo, Yohanna. Full throttle. Tegi ga douyō shiteru zo. Kechirashite suki o tsukutte kure. Ok. Questo fa dare un oculare leggero a tutti. Oh, ma tu mi viffi. Perfetto. E quindi vai di nuovo. Perfetto. E qui andiamo con questo. Perfetto. Joker è sempre il solito coglione. Non ci si fa niente. Magari a tutti, vai. Eh no, Joker, scusa, Scalo, volevo dire. Mi chiamalo Joker. Allora, adesso te fai questo. Lui ha resistito, pazienza. Aia. Allora, tu puoi anche fare pista qualità media a un alleato. No, preferisco che mi fai questo. Così abbiamo un altro attacco. E così mi va sicuramente molto meglio. Perfetto. Beh, non c'è stato niente alla fine. Però questo è stato molto interessante. Veramente tanto. Siamo passati di livello, ma è grandiosa come cosa. E ci servirà. Oh, Seikimatsu Hasha-senpai, chiiis. Tatakaretai no? È così facile, è una moto. Sugee. Nore. Akuma demo tekitai suru ka. Yokaro. Naraba matte yaru. 現実に逃げ場はない。ここのシステムを突破することもできない。お前たちに明るい未来は万に一つもないんだよ。E ci ha dichiarato apertamente guerra. Perfetto. すげえのが出たな。合気道とかそんなもんじゃねえ。超武闘派じゃねえか。絶対怒らせないようにしよう。腕とか持ってかれそう。Addirittura。やりかねんオーラはある。やめて。ここ何年かで一番疲れた。だけど結構良かった。追いかけてた怪盗団に自分がなっちゃうなんてね。お姉ちゃんが知ったら失神しちゃうかも。姉というと前に言っていた。特捜部の検事なの。怪盗団のことを調べてる。いやそれまずくね。大丈夫よ。あんな世界のこと現実の捜査でわかるはずない。まあこうなる運命だったんだろうな。どういう意味？私はお姉ちゃんみたいにはなれない。いつか分かり合えない時が来る。そんな気がしてた。必死で働くお姉ちゃんには感謝してるけど、なんか哀れだなって思うこともあって、ペルソナの声を聞いて本音がはっきり分かった。根っからの真面目じゃないみたいだな。大人の言いなりになってただけ。彼女参謀にいいんじゃないか。頭は切れるし度胸もある。いいんじゃねえ。ちょうどそういうの欲しかったし。役に立てることがあるのなら。
男ばっかでむさ苦しかったし、私的にもこれでかなり。金城からよ、催促だって。パレスの出来事はこっちの金城にはわからないのね。ああ、だがこっちの金城の認知が変わればパレスは影響を受けるぜ。余計な接触は避けた方が良さそうね。あと3週間か。それにあのセキュリティだ。でも成功すれば絶対いいよね。叩き潰してやるわよ。私を怒らせたこと必ず後悔させてやる。とにかく明日から作戦開始だ。いつも通り、まずはお宝までのルート確保ね。さすがに慣れてきたな。集合の連絡待ってるわ。Le moto sono una figata. Magari fosse così la mia persona. La tua è una... è su una nave, eh? Coso, stai scherzando? Le moto sono molto più tamare delle barche. Come quella canzone, I'm a Phantom on a Steel Horse Ride. Non dire cose del genere, è giusto per la cronaca. Io non mi considero wanted. Onestamente, mi sorprende che tu sappia guidare una moto, Nijima-senpai. Hai la patente? Certo, regolare. Fico, non vedo l'ora di prenderla anche io. Detto questo, posso cambiare discorso un secondo? Che succede? Scusatemi tutti. So di non essere nella posizione di dirlo, lo so, ma voglio comunque scusarmi. Tutto questo casino è successo per colpa delle mie azioni. E come se non bastasse, avevo frainteso le vostre intenzioni. Se solo mi fossi resa conto di cosa stava succedendo a Suzuki-san. Su, non serve che ne parliamo adesso. A quanto pare abbiamo tutti delle questioni in sospeso. Non è però il momento per tirar fuori questa merda. Non dobbiamo occuparci di Kaneshiro. Hai ragione, capisco. Mi assicurerò comunque di non rallentarvi. Ma zii kono mai made hanmoku shite ta naka da mon na. Già. Daga Ryuji no yu tori da. Koko wa chikara o awasete norikiru zo. Già. Mm-hmm. Che ci sta dando? I consigli di Makoto sembrano affidabili. Adesso però abbiamo a che fare con un vero criminale. Occhi aperti, ok? Va bene. Salve, signor. C'è arrivata la sveglia chiassosa e la maschera di bellezza. E il mio ordine è fatto tramite la televendita. Allora, cosa possiamo fare? Beh, ben poco, francamente. Possiamo soltanto andare a leggere e così facciamo iniziamo un altro libro. Leggi. No. E leggiamo Eredità dell'impiccato, ok. Dojimari tanonda zo. Ok, vai pure. L'eccellenza non è il risultato di una singola azione, ma di una consuetudine. Sarà davvero filosofia? Non credo che mi piacciano questo autore e il suo tono altezzoso. Di così. Nana. Sì. Pazienza. Bike gata no persona ka. Ora, Wagahai mo kuruma ni narecchou shi. Nante iu ka, shinkinkan? E qui dobbiamo dire, forse sei una persona. Ya. Wagahai wa ningen dakara. Ma, bike mo waruku nai ga, ozei wa hakobenei kara na. Yappa Wagahai wa tokubetsu. Hakobu? Ya. 連れて行く。今一瞬頭になんかが。ダメだ、何も思い出せねえ。まあ分かんねえもんは仕方ねえか。今は金城に集中しなきゃな。誠はお前らと違ってクレバーだし期待できそうだ。グラッシュ、ちゃんとデリンコリニティ tutti quanti。
それにしてもお前持ってるよな。我が輩も怠けてられんな。Sento che il mio legame, con il legame si sta rafforzando. Perfetto, discorso felino. Se una negoziazione con un'ombra di tipo animale fallisce, puoi provare di nuovo. Beh, buono. Ma presto non avremo più bisogno della negoziazione, a meno che non dobbiamo prendere del denaro, ma quello non è bisogno di scrivere, di dire niente. Ok. Soda! Kaneshiro katazuitara Mementos no soudan mo shichau. Makoto no zunou nara nani ka. È già dormo. Moshi moshi. Yusuke ni tsuzuite Makoto. Koitsu zeibun hiki ga ii na. Nani ka riyū ga aru no ka. Masaka na. Martedì 21. Gomenne, yobidashitari shite. Sore wa ii in da kedo, seitokai shitsu ni yobidasareru no tte shinsen. Kekkou kinchou suru mono nano ne. Watashi mo chotto kinchou shite iru kana. Ano, ne. Watashi ayamaritakute. Immamade iroiro gomen. Nan no koto? Kamoshida no taibatsu toka sekuhara toka watashi Niijima senpai no sei ni shita desho. Sore ayamaritakatta no. Honto wa zutto. Takamaki-san. Ato ni natte Shiho ga tasuke o motomete ta no ni kizuite nani ka dekita hazu nano ni tte jibun ga baka sugite 自分のせいにしたくなくて。だから。Una craniata sul tavolo。顔を上げて。私たち似てるんじゃないかな。鈴井さんや金城の被害に遭ってる生徒。でも私は先生たちに言われた通りやってる。だから何にもそうやって自分誰かのせいにしないと。自分に価値がないって認めるようで怖かった。だから必要以上に高巻さんたちにきつく当たったと思う。ごめんね。そっ、じゃあおあいこ？おあいこってそうだね。うん、あ、それとね、価値なくなんかな。ちょっと無謀ではあったけど、結果として金城のパレス見つけられたし、改心させられる力だって手に入れたでしょ。全部に高巻さんらしい。鈴井さんのことであなたに怒られた時、ずるくてちっぽけな自分に気づいたの。高巻さん、いつも正面から言ってくれる。それでやっと気づく。私結構鈍いみたい。あん。じゃあ私も、まこと、照れる。あ、ねえ、甘いものでも食べて帰らない？じゃあ私、おすすめある。セントラル街のクレープ屋さん、森がすごいんだよ。Non avevo dubbi. Già, hanbun ko suru? Ikko zutsu katte, hanbun ko zutsu de. Ma che, prendiamone una testa, faremo a metà con quelle e ce le scambieremo. Ma che cazzo? Hai hai. Già, hōkago ikimashō. Cioè, è una golosona quella, ci dite da fare. Immagino che sia un po' tardi per chiederlo, ma come dovrei chiamare Nijima-san? Credo sia giusto mostrare un po' di rispetto verso chi è maggiore d'età. Già, dobbiamo chiamarla Nijima-san o magari Nijima-senpai? Non c'è bisogno di essere formali, rivolgetevi a me come fareste con chiunque altro.
non possiamo farlo, non siamo, noi ne siamo onorati, dai, facciamo così. Non è troppo formale. Io la chiamo già con il suo nome. Davvero, è successo qualcosa? È un segreto fra noi ragazze. È detta così, sembra una porna. Vabbè, cavolo, sembra una cosa divertente. Ma mi potete chiamare tutti con il nome di battesimo? Non c'è bisogno di farsi problemi. Molto bene, farò così. Oh cazzo, questo ci ammazza adesso. Tu, fa attenzione, presta ascolto quando qualcuno ti parla. E questo mi ammazza veramente, perché non ho detto che lo evito stavolta. Oh, ce l'ho fatta. Oh, quella sì che è stata una schivata epica. Non riesco a credere che abbia schivato il lancio di Ushimaru, una specie di ninja. Beh, fa come ti pare. Riprendiamo le lezioni. Eh? Due addirittura. Perfetto. Ottimo. Yosh. Il prossimo bersaglio è un criminale contro cui neanche la polizia può nulla. Ce ne occuperemo noi e lasceremo tutti a bocca aperta. Il piano per il risveglio del cuore di Kaneshiro è iniziato. Ruba il suo cuore entro la scadenza. Missione sulla lavagna. 18 giorni. Beh, più di 2 settimane. Alla fine 7, 14, 21, meno di 3 settimane, perché evidentemente sono passati 2 giorni o 3. Va bene, io salverei intanto. E vediamo un attimo, poi vi dico, ma probabilmente ci salutiamo. Allora, la guida dice di avere un roster di persone che deve essere consigliere. Vediamo un po' se ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo, consigliere. Poi serve diavolo, che ce l'abbiamo. Poi serve imperatore, e ce l'abbiamo. Amanti, ce l'abbiamo. Temperanza, amanti è qui e temperanza. Ci manca soltanto consigliere, quindi dobbiamo andarlo a prendere. Poi l'altra cosa da fare è andare in biblioteca, perché c'è un nuovo libro da prendere. C'è qualcosa? Voglio prendere un altro libro. Grazie per aver riportato il ladro gentiluomo. Vuoi prendere in prestito un altro libro? Ecco tutti i libri a disposizione. E qui c'è la papessa illusoria. Perfetto. Questo è vero? Trattalo con cura. Papessa illusoria, eh? Sembra interessante. Perfetto, adesso dobbiamo andare per forza a prendere a Central Street quello che ci manca, perché io non mi ricordo assolutamente chi sia. Oh, beh, chi c'ha solo l'archeperia loro. Ma guarda te. Ok, andiamo qui. Non hai tempo per giocare, prigioniero. Torna in cella. Una bella, delicata, mi raccomando. Vabbè, prendiamo questo consigliere e vediamo un po' come fare. Benvenuto, evoca per livello consigliere. Adesso trovarlo ci vorrà 3 ore. Vediamo un po'. Un consigliere, abbiamo questa qui di 12. Vediamo se ce n'è un'altra. Sembrerebbe di no. Consigliere non l'abbiamo. Ok, prendiamo quella di 12. Tanti saluti. Ok, papessa, abbiamo anche papessa addirittura. Consigliera, ecco qui. Perfetto. Quindi rifacciamo un attimo i conti, così almeno vi faccio vedere. Persona, dobbiamo avere consigliere, che l'abbiamo presa adesso, diavolo, che avevamo qui, imperatore, che avevamo questo, amanti, che è il solito questa qui, e temperanza, che è questa. Quindi abbiamo tutti quelli che servono adesso per poter livellare meglio. Il mago non ce l'abbiamo, però non serve adesso livellare con Morgana, quindi dobbiamo essere a posto. Poi adesso dobbiamo andare da Maruki all'accademia, quindi partiamo così. Così voglio tornare indietro, andiamo all'accademia. Perfetto, vediamo un po', dovrebbe essere qui, non mi ricordo più, Vigo, caffè e clinica, no, era di qua, dunque, edificio sportivo, dovrebbe essere qui, e qui c'è Maruki, perfetto, poi, adesso parliamo, yeah. Oh, sei tu? Si muove di caldo ultimamente, sto pensando di non mettere più il camice da laboratorio. Se a te va bene, vorrei un tuo parere. Sei libero adesso, ovviamente non c'è fretta, ma... Ok, possiamo farcela.
Una pausa non sarebbe male. Vuoi aiutare Maruki con la sua ricerca? Aiutalo. Ah, stupendo. Ho appena finito una sessione di consulenza. Vediamoci in infermeria. Beh, io vado a farmi un giro. Fammi sapere quando sei pronto ad andare via. E come te la faccio sapere? Da quando sono arrivato qui, sono venuti un sacco di studenti a chiedere una seduta. Onestamente, è stato un sollievo. Dopotutto, questa faccenda di Kamoshida è la ragione per cui sono stato chiamato qui. Mi avevano detto che gli studenti coinvolti erano tanti, immaginavo di trovare una buona dose di ansia. Ma quando ho parlato con tutti, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Molti studenti mi hanno parlato di esami di ammissione all'università e di relazioni problematiche. In parole povere, dei tipici problemi da liceale. Qualcuno, una minoranza, ha toccato temi più profondi. Alcuni studenti portano ancora i segni dell'incidente, è vero, ma sono felice che le persone che sono venute da me abbiano già mosso i primi passi verso il recupero. E qui dobbiamo rispondere per prendere dei punti, probabilmente grazie a lei. Beh, posso solo sperare. Non credo di aver fatto molto, ma se ho aiutato anche una sola persona, allora ne è valsa la pena. So di non essere la persona più fidata, ma ricorda che anche tu puoi parlarmi se qualcosa ti turba. Sai, sono il consulente, se non altro sono un bravo ascoltatore. Detto questo, è un po' imbarazzante chiedere il tuo aiuto, ma ti ricordi che ti ho chiesto di aiutarmi con la mia ricerca? E qui dobbiamo dire certo. Ho detto che mi avresti aiutato con la ricerca, ma non preoccuparti, non sarà nulla di difficile. Vorrei solo che ascoltassi quel che ho da dire e rispondessi a qualche domanda. Amone? Vediamo, forse è meglio iniziare dal principio. Potrei spiegarti l'obiettivo di questa ricerca? Al momento sto studiando il dolore della mente, o, per dirlo in modo più poetico, il dolore del cuore. Un esempio specifico è il dolore causato dagli insulti o dalla separazione delle persone amate. Forse così è più chiaro. Il dolore con cause astratte come i traumi o lo stress. Per il corpo il dolore fisico è necessario. È una risposta automatica a ferite, malattie e via dicendo. Ma che mi dici del dolore del cuore delle persone? Quel dolore non nasce dai problemi tangibili del corpo, giusto? È strano e immateriale. Credo che sia evidente che il cuore e la mente celano ancora molti misteri. Vorrei sapere di più su questo dolore interno, psicologico. Ora, ecco la mia domanda. Quando si prova davvero il dolore del cuore, Gerida? E qui devo rispondere. La prima, quando qualcuno mi tradisce. Capisco, sì. So come ci si sente. Il tradimento della fiducia può causare un dolore intenso. Può essere dura. Non è bello lottare con dolori del cuore. Ma tenendo questo a mente, che mi dici del dolore di un cuore infranto? Dopotutto, quel tipo di dolore nasce dall'amore, giusto? Hai qualche opinione riguardo a questo genere di dolore? E qui dobbiamo rispondere. Mi sembra necessario. Giusto, dopotutto dimostra che prima c'era amore. Hai dato un'ottima risposta. Il dolore emotivo può essere difficile da gestire, anche se è sempre affiancato da altre sensazioni. E sono d'accordo. Penso che sia un'analisi accurata. Per quanto mi riguarda, sarebbe meglio poter evitare del tutto il dolore. Meglio se ne esistesse, non esistesse affatto. Le ferite del cuore sono più difficili da individuare e molto più complesse di quelle fisiche. Ecco perché conduco queste ricerche, per salvare chi soffre a causa del proprio dolore interiore. Mi hai aiutato a capire di nuovo quello scopo. Grazie. E qui dobbiamo dire, l'ho aiutata. Ma certo, grazie a te posso formulare meglio i miei pensieri. Percepisco la gratitudine, ok. Perfetto, e siamo a rango 3, chance di ricevere gli effetti di carica e concentrazione all'inizio della battaglia. Beh, un buff non mi dispiace affatto avercelo. Yes. Ok,
Ok, questo è tutto per oggi. Oio? Perché ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa? Oh, il tuo allenamento mentale! No, non ho dimenticato la promessa, chiaro? Ti insegnerò la disciplina mentale e tu mi aiuterai con la ricerca, come avevamo stabilito, giusto? Allora, che ne dici di qualcosa del genere per oggi? Grazie al tank di Maruki ho ottenuto un maggiore forza mentale. 5 SP in più, beh, non è male, eh. Ah, ecco qui, non si può mai dire di no a uno snack, vero? E ci ha dato anche questo. Già, matane. Ok, ora dovremmo proprio terminare qui. Adesso camerà, dovremmo dire ottimo lavoro. Oh, sono Maruki, hai un momento per parlare adesso? Mi sto prendendo una pausa, ho appena finito l'ultima seduta del giorno e pensavo di ringraziarti ancora una volta per l'aiuto di prima. E ovviamente, come ho detto, ottimo lavoro, dovremmo dire. Grazie. Oggi sono venuti a parlare diversi studenti, spero che gli sia stato utile. Sinceramente è difficile portare avanti allo stesso tempo questo lavoro e le mie ricerche. Grazie ancora per aver accettato di aiutarmi. D'ora in poi avrei bisogno che mi aiutassi più spesso. Ti sarei molto grato se tu mi potessi dare una mano. Bene, ci vediamo dopo. E siamo a sera. Amen. Sono stanco di vedere pochi clienti nella stagione delle piogge. Oh, chi ci chiama? Non sembra che Kaneshiro abbia messo in atto la sua minaccia per ora. Probabilmente pensa che gli stiano per arrivare dei soldi. In fondo ha un vantaggio su di noi. Se quella foto si diffonde, chissà cosa potrebbe succedere a Shiva. Alla peggio viene espulso, secondo me. No, rischia di peggio. È in libertà vigilata, il che significa... Mi dispiace, è tutta colpa mia. Smettila, dai, in fondo quella messa peggio sei tu. Mia sorella è procuratore, sarà di sicuro un problema anche per lei. Che faccio? Di certo Kaneshiro ha considerato anche quello. Dobbiamo fermarlo. Gridiamo il suo cuore. Indubbiamente. Anche la polizia ha problemi con quel bastardo. Se lo fermiamo diventeremo eroi. Più alto il rischio, più alta la ricompensa. Siete tutti così ottimisti. Da un certo punto di vista... Possiamo risvegliare questo cuore grazie alla tua avventatezza. Assolutamente. Abbiamo la merda al collo. Dobbiamo uscire per forza. No, non avrei mai visto le cose in questa prospettiva. È strano che Ryuji dica una cosa così positiva. Ma sta zitto. Va bene, leader. Decidi tu quando ci incontreremo. Perfetto, adesso salviamo. Benissimo. Adesso gli facciamo fare il bucato a Kawakami e poi dopo andiamo a Shinjuku, ma lo faremo nel prossimo episodio perché dobbiamo acquistare dal fioraio il mega fertilizzante e fare altre cosine interessanti. Poi andiamo a esplorare il memento così ci facciamo un po' di soldi. Allora andiamo qua, prendiamo questi qua, se ci sono, che non mi ricordo più. Sì, ci sono. Perfetto, potevo prendere anche scuola, ma mi sono scordato. Ok, non è importante perché adesso possiamo comprare gli adesivi. Una volta che abbiamo esplorato il benemmento, sarà molto divertente. Ok, esatto. Dovresti vendere al negozio? No, che vendere al negozio? Allora, vai. Vai, così abbiamo fatto un po' e un po'. Chiama Kawakami, ok, perfetto. Hi. Grazie per aver chiamato, sono qui per te nel mio giorno libero. Sì, grazie, ok. Tecnicamente comunque lavoro, quindi indosso la mia divisa, va bene. Perfetto. E siamo a posto. Bene, posso andare. Benissimo, posso anche salvare e ci vediamo direttamente nel prossimo episodio, che così andiamo a Shinjuku, nel fioraio, e fare altre cosine interessanti. Quindi ragazzi, come al solito vi invito, lascia un like e un commento, se piace la serie, fammi sapere cosa ne pensate. Per adesso vi saluto da Shiva, ciao ciao!